lavori sono fermi, ancora chiusa al traffico la strada statale 187 che collega Trapani con Valderice, presa di posizione del consigliere comunale Giovanni Coppola che chiama in causa il sindaco Francesco Stabile. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno, vediamo il servizio. La strada statale 187 è ancora chiusa al traffico, con tutti i conseguenziali disagi per la comunità valdericina. Ed il guaio è che i lavori sono fermi, il che finirà con l'allungare ulteriormente i tempi per la sua riapertura. Tant'è che, come evidenziato dal consigliere comunale di Valderice, Giovanni Coppola, l'ANAS ha chiesto una proroga fino al 4 di novembre. Insomma, i disagi sembrano destinati a continuare ancora per un po', anche perché di operai al lavoro non se ne vedono. Un aspetto rimarcato dall'esponente dell'opposizione che in queste ore ha preso posizione sul prolungarsi della chiusura al traffico della strada statale 187, chiamando in causa il sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Purtroppo, come si vede dalle immagini, questa situazione di interruzione dei lavori dura ormai da troppo tempo. Da 2 settimane, non c'è traccia qua di ruspe, di altro che portino avanti i lavori. Malgrado ciò, la strada continua di conseguenza ad essere chiusa, sottoponendo i nostri concittadini ad un disagio notevole. Sappiamo tutti che questa è la strada principale di collegamento tra Valderice, ma anche altri comuni vicinori con il capoluogo Trapani. Riteniamo che un fermo dei lavori senza alcuna giustificazione non possa essere accettato dalla nostra comunità. Non si possono tenere fermi i lavori durante queste belle giornate. Magari poi nei prossimi giorni, speriamo quando iniziano, arriveranno anche le piogge e i lavori saranno costretti a fermarsi ancora una volta. Chiediamo al sindaco Stabile di assumere una posizione forte nei confronti dell'ANAS e dell'impresa affinché si inizino, ripartano subito i lavori e anzi si faccia un piano di lavori che permette di recuperare il tempo che è stato perso. Per Coppola, il sindaco Stabile dovrebbe dunque chiedere la convocazione di un tavolo in prefettura, convocando l'ANAS e l'impresa appaltatrice dei lavori, affinché, assumendo l'impegno a rispettare un cronoprogramma che escluda ulteriori interruzioni dei lavori e garantisca una intensificazione dei turni di lavoro, al fine di recuperare il tempo perso. Per noi è una proroga ingiustificata, sono lavori semplici, non è prevista l'applicazione di nessuna tecnologia particolare, non pare che debbano arrivare attrezzature chissà da dove, sono lavori semplici che si possono fare in maniera più veloce, basta programmarlo in tempo e volerlo. Si tratta di ripristinare il fondo stradale soggetto da sempre ad un fenomeno franoso, ma in ogni caso voglio dire, si ritratta di fare il fondo stradale con dei materiali semplici, di semplice reperibilità che le imprese hanno a disposizione. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui. Tutte le altre notizie dopo la pubblicità, vi aspetto. Per una cultura di protezione civile, oggi in prefettura un incontro sulle buone pratiche nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile. La giornata del soccorso, Piazza Vittorio Emanuele, ha ospitato il Rescue Day, iniziativa dedicata al mondo del volontariato e alla gestione delle emergenze. Tutto a posto, ieri l'attore comico palermitano Roberto Lipari ha incontrato gli spettatori del suo film nelle sale cinematografiche di Trapani e Mazara del Vallo. Il dono di evacuo, l'attaccante del Trapani Calcio tramite l'associazione Live Onlus, ha consegnato ieri un defibrillatore all'istituto comprensivo Ciaccio Montalto. E per lo sport la querela continua. A Milano compaiono davanti al Tribunale Civile i legali della Livision e della FM Service. Al centro della questione il pagamento delle quote societarie. Quanti altri ancora? Dopo l'ennesimo arresto dell'amministratore giudiziario, il presidente di Telesud Massimo Marino, nell'approfondimento di oggi dice la sua su un fenomeno sempre più preoccupante. Buongiorno e ben ritrovati con le nostre notizie. Il Servizio Nazionale di Protezione Civile il prossimo mese di febbraio compirà 18 anni. Fu istituito con la legge numero 225 del 24 febbraio del 92. In questi giorni si sta svolgendo la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Vediamo.
Conoscenza del sistema, condivisione delle politiche tra le autorità di protezione civile, diffusione della cultura delle buone pratiche, partecipazione attiva dei cittadini. Questo il filo conduttore della settimana di protezione civile in corso di svolgimento in tutto il paese e nell'ambito della quale si è svolto oggi in prefettura a Trapani un incontro cui hanno preso parte istituzioni, associazioni di volontariato di protezione civile, operatori del settore, funzionari dei dipartimenti nazionali e regionali attraverso le articolazioni territoriali. La protezione civile si è posta tra gli obiettivi principali della campagna la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, sui temi della protezione civile e della resilienza, sulla riduzione dei rischi e della conoscenza delle capacità operative di intervento delle diverse articolazioni del servizio. Le emergenze e le catastrofi ricorrenti rendono necessaria una riflessione sulle tecniche di intervento nelle situazioni emergenziali. Ancora oggi, infatti, non si è sufficientemente diffusa e radicata la consapevolezza della necessità di porre in atto strategie di prevenzione. Tutti i comuni sono chiamati a partecipare alle articolazioni della protezione civile e ciascuno dovrebbe avere un piano di emergenza e un centro operativo comunale. Sulla carta e formalmente i piani di emergenza ci sono, spesso però manca la piena operatività. Inoltre è ancora poco diffusa una cultura generale di protezione civile, cioè cosa fare in caso di bombe d'acqua, alluvioni, eventi sismici. A Trapani è tornato il Rescue Day, la giornata del soccorso e dell'emergenza. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Soccorso Emergency di Trapani, centro di formazione istruttori accreditato Salvamento Agency, guidato da Tony Alestra. La giornata di sensibilizzazione ha riunito diverse associazioni di volontariato provenienti da tutta la provincia con lo scopo di dimostrare ai cittadini cosa succede in caso di emergenza. L'evento si è tenuto in piazza Vittorio Emanuele, dove è stato allestito un vero e proprio teatro dell'emergenza all'aperto. L'evento è stato presentato in tutti i vari momenti da Claudio Apparinello. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trapani e della Società Nazionale Salvamento di Genova. All'iniziativa hanno partecipato, oltre che le associazioni di volontariato, i vari corpi delle forze dell'ordine, assieme ai vigili del fuoco, aeronautica, bersaglieri e soccorso alpino. Anche quest'anno il Rescue Day 2019 è stato dedicato al giovane trapanese Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco morto dopo un'esplosione a Catania nel marzo del 2018. Nel piazzale di circa 20.000 metri quadrati sono state allestite aree di addestramento in cui istruttori hanno illustrato le manovre salvavita. La giornata ha visto simulazioni di emergenza stradale con l'ausilio di tutte le forze dell'ordine, esposti anche dei veicoli blindati medi del tipo Freccia del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Sono state fatte anche delle simulazioni in mare, nel tratto antistante Piazza Vittorio Emanuele, con la Guardia Costiera, SOS Valderice, l'Associazione Cani Salvataggio di Palermo, ACS Rescue Dog, Società Nazionale Salvamento e Guardia Costiera Ausiliaria. Tra le altre cose è stata anche allestita un'area dedicata all'educazione stradale a cura della Polizia Stradale di Trapani. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco invece ha allestito il villaggio Pompieropoli, realizzato con vari percorsi ludici dedicato ai più piccoli. Pretendeva di essere visitato per primo al pronto soccorso, saltando la fila e inveendo con fare aggressivo contro i sanitari del servizio presso l'area di emergenza dell'ospedale di Castelvetrano, costretti a richiedere l'intervento dei carabinieri. Alla vista dei militari dell'arma, però, Giovanni Calamia, di 50 anni, disoccupato e senza fissa dimora, prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e poi è andato in escandescenza aggredendoli. L'uomo è stato prontamente bloccato ed arrestato con l'accusa di interruzione di servizio di pubblica necessità, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sull'identità personale. Giudicato con rito direttissimo, per il cinquantenne è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Atti persecutori contro l'ex convivente. Con questa accusa è finito agli arresti domiciliari un giovane uomo di Salemi. Lo hanno arrestato mentre prendeva violentemente a calci la porta di casa della sua ex convivente. Chiaro l'intento di abbatterla per fare ingresso nell'abitazione. Con l'accusa di atti persecutori, i carabinieri della stazione di Salemi hanno fatto scattare le manette ai polsi di un giovane uomo. Questi, neppure alla presenza dei militari, chiamati da un vicino di casa della donna, si è calmato, continuando a inveire contro la sua ex.
Il giovane è stato quindi portato in caserma, dove la vicenda è stata approfondita. Da quanto denunciato dalla vittima è emerso subito un grave quadro indiziario. L'uomo, non volendo accettare la conclusione della relazione che aveva intrattenuto con la donna, aveva preso a perseguitarla con telefonate e tentativi di incontri, al punto da costringerla a modificare le sue abitudini di vita quotidiana con la drastica diminuzione delle uscite da casa e delle frequentazioni sociali. Il Tribunale di Marsala ha convalidato l'operato dei carabinieri ed ha imposto all'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono stati ritrovati dai carabinieri due ragazzini di 12 e 13 anni scomparsi dall'Istituto Medico Psichico Pedagogico Centro Autismo gestito dalla Fondazione Auxilium all'interno di Villa Betania a Valderice. Lunedì scorso, attorno alle 8, i due ragazzini erano riusciti a fuggire dalla struttura. Scattato l'allarme, sono subito iniziate le ricerche da parte dei carabinieri della locale stazione che, dopo aver perlustrato le strade del paese, li hanno rintracciati nei pressi della via Enrico Toti. Il comandante Giuseppe Candela e il suo collega li hanno avvicinati e, con la scusa di fare un giro sull'auto dei carabinieri, li hanno convinti a salire a bordo per far ritorno alla struttura. Ci fermiamo solo un secondo per la pubblicità. Ieri l'attore comico palermitano Roberto Lipari ha incontrato gli spettatori del suo film nelle sale cinematografiche di Trapani e Mazara del Vallo. Il dono di Evacuo, l'attaccante del Trapani Calcio, tramite l'associazione Live Onlus, ha consegnato ieri un defibrillatore all'istituto comprensivo Ciaccio Montalto. E per lo sport, Racler continua. A Milano compaiono davanti al Tribunale Civile i legali della Livision e della FM Service. Al centro della questione, il pagamento delle quote societarie. Eccoci qui ancora con le nostre notizie. Da ieri l'istituto comprensivo Ciaccio Montalto è dotato di un defibrillatore. A donarlo a titolo personale tramite l'associazione Live Onlus è stato l'attaccante del Trapani Calcio Felice Evacuo. Uno di quei gesti non scontati che riempiono il cuore. L'attenzione per gli altri, la cura, la solidarietà si traducono in diverse forme. Una di queste ha preso vita ieri pomeriggio. Una donazione di un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto di Trapani per dotare la scuola di un apparecchio salvavita. Soddisfatto il dirigente scolastico Anna Maria Sacco. Questa è una serata importante e speciale per noi, proprio perché vogliamo che si diffonda l'idea di una cultura della prevenzione e della sicurezza. Quindi per noi è un valore aggiunto ricevere questo defibrillatore, che è un salvavita, quindi è uno strumento che permette di salvare vite umane, per cui benvengano insomma queste generose donazioni da parte del calciatore Felice Evacuo con l'associazione Live Onlus e con il supporto della Croce Rossa Italiana, che ci permetterà di formarci e di far conoscere anche ai nostri alunni della scuola secondaria di primo grado l'importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza, che è molto carente nelle generazioni, nei giovani di oggi. Un'iniziativa personale nata dal cuore di Felice Evacuo, attaccante del Trapani Calcio, che tramite l'associazione Live Onlus, ora con sede a Trapani, che ha già provveduto alla consegna di 195 defibrillatori in tutta Italia, 24 solo in Sicilia, ha voluto fare qualcosa di concreto per la città che lo ospita, aderendo al progetto Cuore Batti Cuore, un defibrillatore per la vita. Una bella iniziativa anche sponsorizzata insomma da questa associazione, che sta facendo davvero, secondo me, grandi cose. A me faceva piacere fare qualcosa per il territorio, perché a Trapani insomma sono stato benissimo, sto benissimo con la mia famiglia, con i miei figli, e quindi mi ha fatto davvero piacere poter essere testimonial di questa donazione. Ma io nel corso della mia vita ho sempre cercato di aiutare magari chi ha bisogno, e soprattutto di partecipare attivamente magari con queste associazioni che fanno, secondo me, delle ottime iniziative, e poter dare il proprio contributo quando si può.
Ad intrattenere gli intervenuti la musica degli insegnanti dell'istituto. Presente l'assessore Enzo Abruscato e la Croce Rossa Italiana, che ha provveduto alla dimostrazione dell'utilizzo dell'apparecchio salvavita. Un gesto d'amore, quello di Evacuo e dell'associazione Live, nella speranza che il defibrillatore prenda tanta polvere. Ieri Roberto Lipari, il noto comico palermitano, autore e protagonista del film Tutto a posto, campione di incassi nelle scorse settimane, è stato nelle sale cinematografiche di Trapani e Mazara del Vallo, dove il cartellone è il suo film, per incontrare gli spettatori. Selfie e sorrisi. Così gli spettatori hanno accolto Roberto Lipari, il giovane comico palermitano che in questi giorni sta promuovendo il suo film in tour per le sale cinematografiche. Tanto affetto e apprezzamento da parte di un pubblico quanto mai omogeneo, fatto di bimbi e genitori. Insomma, con te mezzo alla strada è un continuo fermarsi della gente che ti fa i complimenti. Sì. È una cosa veramente importante ed emozionante. Tra l'altro vorrei dire che questa che stiamo facendo è la seconda intervista, perché nella prima si è scordato di accendere il microfono, quindi è giusto che ve lo sappiate. Adesso funziona tutto. Vabbè, sì. Mi fermano tutti, mi fermano i microfoni, mi ferma la gente, quindi è bello. Sì, perché devo soldi a un sacco di gente, la verità è questo. Quindi tutti ti augurano di avere successo. Al perché così restituisco i debiti. Sono come l'Italia. Italia per la Germania, ma il film sta andando benissimo. Film italiano con più incassi, e penso che terremo questa cosa fino a ottobre, potremmo reggere il colpo, quindi è bello perché la Sicilia mi sostiene ancora, comincia a sparire un po' tutte le sale italiane, in Sicilia rimane ancora, quindi andatela a vedere, anzi, e quindi niente, se non era per voi non facciamo niente. Anche perché se questo film funziona per come deve, ce ne sarà un secondo. Ce ne sarà un secondo, e ce lo auguriamo, ma cioè nel senso ancora non è detto niente, però dobbiamo, si può fare il secondo, potrebbe essere un buon titolo, si può fare, ma già hanno fatto, niente, insomma, non si può fare. Ma ciao picciotto, è così, bello così, che c'è tanto affetto della gente, me lo prendo tutto, è la parte più bella, al di là di tutto, degli incassi e le cose, alla fine la gente che ti saluta e ti abbraccia, senza cercare di prenderti il portafoglio, queste sono le cose più belle, quindi non lo so, me la godo perché la vita è una ruota, per ora siamo sopra nella ruota panoramica e mi godo la vista. Il film, per inciso, è molto bello, moderno per le scelte registiche, tagli e riassunti narrativi velocizzati, e antico per Incipit, lo schiavo che si ribella alla schiavitù. Un racconto che fa ridere, pensare, e che lascia una scia di speranza, perché alla fine anche il malcostume più consolidato può essere sconfitto. Con la cerimonia di premiazione tenuta ad Erice si è conclusa la manifestazione L'Anfora di Calliope. Vediamo. Sono state 4 giornate dedicate alla cultura con 3 presentazioni di libri e la premiazione finale per valorizzare non soltanto talenti letterari, opere e autori, ma anche per promuovere la lettura nelle scuole e tra i cittadini, con un occhio attento alle bellezze di un angolo di Sicilia, Trapani ed Erice, tra i più incantevoli della nostra isola. Questa è la scelta che ha accompagnato la fase finale del premio letterario internazionale L'Anfora di Calliope, organizzato dalla omonima associazione culturale, che giunge quest'anno alla sua 5ª edizione. La cerimonia di premiazione dell'Anfora di Calliope si è svolta al Teatro Ghebelamed ad Erice. Oltre agli autori premiati, all'iniziativa ha partecipato Mauro Carpi, accompagnato dal maestro Terrasi. Ha condotto Giuseppe Vultaggio, che è anche curatore della segreteria del premio. Ha chiuso la kermesse la conviviale Sapori di Sicilia. Al contest letterario hanno partecipato poeti e scrittori italiani e autori stranieri, suddivisi in 3 sezioni. Poesia, a sua volta declinata in 5 sottogruppi, italiano, dialetto, metrica e a tema violenza, raccolta di poesie e racconto, riservando 2 sezioni ai giovani under 20. La giuria è stata presieduta da Caterina Guttadauro, la Brasca, professionista di spicco nel panorama culturale italiano. La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio dei comuni di Erice e Trapani in collaborazione con le associazioni Pelasgo 968 di Grottammare e l'associazione IO di Buseto Palizzolo, l'Accademia e la Camerata dei Poeti di Firenze. E adesso le previsioni del tempo.
Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà sereno, con temperature comprese fra i 19 e i 23 gradi e venti moderati provenienti da nord-ovest. Il mare sarà mosso, i venti continueranno a soffiare da nord-ovest. Per domani mattina previsto cielo sereno, con venti deboli provenienti da nord-est. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 16 gradi, sui 22 le massime. Il mare sarà mosso, i venti continueranno a soffiare da nord-est. Andiamo adesso agli appuntamenti di questa sera. Appuntamento con Tempuri Capuna, la rassegna sanvitese dedicata al tipico pesce azzurro. Alle 20.30 trasmetteremo il primo cooking show con lo chef Giuseppe Salmeri. A seguire, attorno alle 21, andrà in onda l'asta del pesce. Alle 22 sarà la volta del cooking show a cura della chef Angela Brignani. Alle 23 toccherà allo chef Vincenzo Caradonna. A seguire, in conclusione, il cooking show dello chef Matteo Napoli. Adesso andiamo in pubblicità, ma vi aspetto con lo sport. Eccoci con lo sport. Il calcio, il Trapani si allenerà oggi pomeriggio alle 16, sempre a porte chiuse, insomma in preparazione la sfida di sabato che si giocherà alle 15 contro la Virtus Entella. I tifosi granata potranno acquistare i tagliandi per la trasferta fino a venerdì alle ore 19. Ieri davanti al Tribunale di Milano, altro atto della querela tra Alivision e FM Service, il servizio. Non c'è ancora la parola fine nel confronto tra l'attuale proprietario del Trapani Calcio, Alivision, ed il vecchio, la FM Service. Un confronto a puntate che prima di ieri aveva visto i legali delle parti incontrarsi per proporre delle soluzioni economiche per chiudere la partita che ha come tema il passaggio delle quote societarie. Nella sostanza, la Alivision deve alla FM Service, nella persona del suo amministratore delegato Maurizio De Simone, 1 milione di euro, come pattuito in sede di vendita lo scorso giugno. Pagamento rateizzato in quote da 75.000 euro con la condizione che alla seconda rata non pagata consecutivamente potrebbe tornare in mano alla vecchia proprietà. Un altro round del confronto la scorsa settimana ha visto una proposta per chiudere la questione pagamenti da parte di Alivision, ritenuta esigua dalla FM Service, che ha provveduto ad inoltrare una controproposta. Non perdiamo di vista che l'Alivision ritiene di non dover pagare le rate alla FM Service, in quanto quest'ultima sarebbe debitrice nei loro confronti di circa 3 milioni di euro. Saltato l'accordo tra le parti, la Alivision ha provveduto a chiedere l'autosequestro delle proprie quote societarie, una sorta di garanzia. Il giudice ieri ha stabilito che entro il 22, quindi la prossima settimana, deciderà se liberare queste quote o lasciarle bloccate. Se varrà quest'ultima ipotesi, la Alivision potrà non pagare la quarta rata senza che il Trapani torni in mano a De Simone, altrimenti dovrà provvedere entro il 26 a pagare due delle rate non pagate da Petroni per non creare la continuità del mancato pagamento. Una questione per lo più legale che in tempi brevi potrà dirci qualcosa. Preoccupazioni per i tifosi e gli addetti ai lavori che, oltre alle questioni del campo, con una classifica che non sorride, 4 punti in 7 partite, gare ostiche da affrontare, devono anche non abbassare la guardia per le questioni societarie. Oltre un centinaio di partecipanti alla prima edizione del concorso nazionale San Vito in Danza, svoltosi a San Vito Lo Capo, assegnati numerosi riconoscimenti e borse di studio per frequentare scuole di alta specializzazione e stage. Tra i premiati la ballerina Barbara Tosto, di 23 anni, di Castelluzzo, che vive a New York, dove ha studiato danza e ormai lavora in prestigiose scuole di ballo e teatri. Il concorso è stato promosso da maestri Antonino Messina e Annalisa Croce, con il patrocinio del Comune. E noi ci fermiamo solo un attimo. We'll be right back.
Quanti altri ancora, dopo l'ennesimo arresto di un amministratore giudiziario, il presidente di Telesud Massimo Marino, dice la sua su un fenomeno sempre più preoccupante? Saguto, Cappellano Seminara, Miserendino, Lipani. Un elenco cui si potrebbero aggiungere per estensione tante altre star come Montante, Ingroia e molti altri. Tutti a vario titolo stramazzati nella polvere dopo anni di brillare nel firmamento antimafia. L'ultimo a rotolare è stato il commercialista palermitano Maurizio Lipani, tratto in arresto per avere allegramente gestito, per usare un eufemismo, i beni della famiglia Agate di Mazara del Vallo. La procura gli ha sequestrato preventivamente 335.000 euro. Questo l'importo che avrebbe distratto in suo favore indebitamente dall'amministrazione giudiziaria delle società riconducibili al figlio del vecchio capomafia Mariano Epifanio. Prima di lui, tanti colleghi, tutti palermitani, Cappellano Seminara, processo in quel di Caltanissetta con Silvana Saguto, ex presidente delle misure di prevenzione al Tribunale di Palermo, oggi radiata dalla magistratura, e Luigi Miserendino, commercialista vicinissimo a Libera, che non esitò a difenderlo pubblicamente con la sua testata ufficiale, Libera Informazione, con un surreale editoriale, quando venne arrestato, sempre per presunti reati commessi durante il suo incarico di amministratore giudiziario, dove ci si domandava se non fosse stata paura, quella di Miserendino, piuttosto che connivenza, e che le intercettazioni andrebbero ascoltate per coglierne le sfumature. Un ultragarantismo raramente riscontrato a queste latitudini. Ma tant'è. Per estensione, dicevamo, possiamo citare l'ex super PM Antonio Ingroia, della Regione Montante, dei suoi 14 anni di condanna in primo grado abbiamo ampiamente parlato. L'ex magistrato si è visto richiedere dalla Procura di Palermo 4 anni di carcere nel processo che lo vede imputato per peculato nell'amministrazione non giudiziaria ma di sottogoverno crocettiano della Sicilia ai servizi. Ingroia ha tonato indignato. Accuse assurde. Mi aspettavo un grazie per le mie denunce. Ora che faccio l'avvocato ho visto tanti casi di mala giustizia in Italia. Poverino, quando era procuratore, e certamente non disdegnava lo sbraitare dei tanti manettari da tastiera e non solo, non se n'era mai accorto. Intendiamoci, fino all'eventuale terzo grado di giudizio il garantismo vale anche per loro. Ma credo che, al di là delle sentenze, il sistema emerso in questi anni sia tanto chiaro quanto allarmante. Al netto delle fattispecie penali, si è ricorso ad enfatizzare le amministrazioni giudiziarie, così come al peggiore giustizialismo di maniera, lasciando sul campo fallite per incapacità gestionali, se non quando bellamente depredate, centinaia di aziende, imprenditori con connivenze tutte da dimostrare e ad oggi largamente non dimostrate, e soprattutto migliaia di lavoratori siciliani. Non contenti, in queste settimane si è arrivati al paradosso. Invece di sparire per la vergogna da un sistema a cui non si è certamente estranei, visti i protagonisti, l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati, Libera e l'Eurispes, hanno ritenuto di battere cassa tramite il progetto Confiscati Beni 2.0 per evitare il fallimento delle aziende sequestrate. In sostanza, denaro ai contribuenti per tenerle in piedi oltre il libero mercato. Con tanto di imprimatur di un'altra superstar, Giancarlo Caselli, oggi niente poco di meno che direttore dell'Osservatorio sulla criminalità nel settore agroalimentare, organismo di cui in effetti si sentiva il bisogno. Mi chiedo come sia possibile non indignarsi, e purtroppo ancora oggi sono in tanti, per ciò che oramai palesemente va oltre l'impudenza. Eccoci con la seconda edizione del nostro TG. Ancora chiusa per lavori la strada che collega Trapani con Valderice, ma nel cantiere non c'è traccia né di operai né di mezzi. Dal Consiglio Comunale Giovanni Coppola chiama in causa il sindaco Francesco Stabile.
La strada statale 187 è ancora chiusa al traffico, con tutti i conseguenziali disagi per la comunità valdericina. Ed il guaio è che i lavori sono fermi, il che finirà con l'allungare ulteriormente i tempi per la sua riapertura. Tant'è che, come evidenziato dal consigliere comunale di Valderice, Giovanni Coppola, l'ANAS ha chiesto una proroga fino al 4 di novembre. Insomma, i disagi sembrano destinati a continuare ancora per un po', anche perché gli operai al lavoro non se ne vedono. Un aspetto rimarcato dall'esponente dell'opposizione che in queste ore ha preso posizione sul prolungarsi della chiusura al traffico della strada statale 187, chiamando in causa il sindaco di Valderice, Francesco Stabile. Purtroppo, come si vede dalle immagini, questa situazione di interruzione dei lavori dura ormai da troppo tempo. Da due settimane non c'è traccia qua di operai, di ruspe, di altro che portino avanti i lavori. Malgrado ciò, la strada continua di conseguenza ad essere chiusa, sottoponendo i nostri concittadini ad un disagio notevole. Sappiamo tutti che questa è la strada principale di collegamento tra Valderice, ma anche altri comuni vicinori con il capoluogo Trapani. Riteniamo che un fermo dei lavori senza alcuna giustificazione non possa essere accettato dalla nostra comunità. Non si possono tenere fermi i lavori durante queste belle giornate. Magari poi nei prossimi giorni, speriamo quando iniziano, arriveranno anche le piogge e i lavori saranno costretti a fermarsi ancora una volta. Chiediamo al sindaco Stabile di assumere una posizione forte nei confronti dell'ANAS e dell'impresa affinché si inizino, ripartano subito i lavori e anzi si faccia un piano di lavori che permetta di recuperare il tempo che è stato perso. Per Coppola, il sindaco Stabile dovrebbe dunque chiedere la convocazione di un tavolo in prefettura, convocando l'ANAS e l'impresa appaltatrice dei lavori, affinché, assumendo l'impegno a rispettare un cronoprogramma che escluda ulteriori interruzioni dei lavori e garantisca una intensificazione dei turni di lavoro, al fine di recuperare il tempo perso. Per noi è una proroga ingiustificata, sono lavori semplici, non è prevista l'applicazione di nessuna tecnologia particolare, non pare che debbano arrivare attrezzature chissà da dove, sono lavori semplici che si possono fare in maniera più veloce, basta programmarlo in tempo e volerlo. Si tratta di ripristinare il fondo stradale soggetto da sempre ad un fenomeno franoso, ma in ogni caso voglio dire si ritratta di fare il fondo stradale con dei materiali semplici, di semplice reperibilità che le imprese hanno a disposizione. A Trapani è tornato il Rescue Day, la giornata del soccorso e dell'emergenza. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Soccorso Emergency di Trapani, centro di formazione istruttori accreditato Salvamento Agency, guidato da Tony Alestra. La giornata di sensibilizzazione ha riunito diverse associazioni di volontariato provenienti da tutta la provincia con lo scopo di dimostrare ai cittadini cosa succede in caso di emergenza. L'evento si è tenuto in piazza Vittorio Emanuele, dove è stato allestito un vero e proprio teatro dell'emergenza all'aperto. L'evento è stato presentato in tutti i vari momenti da Claudio Apparinello. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trapani e della Società Nazionale Salvamento di Genova. All'iniziativa hanno partecipato, oltre che le associazioni di volontariato, i vari corpi delle forze dell'ordine assieme ai vigili del fuoco, aeronautica, bersaglieri e soccorso alpino. Anche quest'anno il Rescue Day 2019 è stato dedicato al giovane trapanese Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco morto dopo un'esplosione a Catania nel marzo del 2018. Nel piazzale di circa 20.000 metri quadrati sono state allestite aree di addestramento in cui istruttori hanno illustrato le manovre salvavita. La giornata ha visto simulazioni di emergenza stradale con l'ausilio di tutte le forze dell'ordine, esposti anche dei veicoli blindati medi del tipo Freccia del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Sono state fatte anche delle simulazioni in mare, nel tratto antistante Piazza Vittorio Emanuele, con la Guardia Costiera, SOS Valderice, l'Associazione Cani Salvataggio di Palermo, ACS Rescue Dog, Società Nazionale Salvamento e Guardia Costiera Ausiliaria. Tra le altre cose è stata anche allestita un'area dedicata all'educazione stradale a cura della Polizia Stradale di Trapani. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco invece ha allestito il villaggio Pompieropoli, realizzato con vari percorsi ludici dedicato ai più piccoli. Il Servizio Nazionale di Protezione Civile il prossimo mese di febbraio diventerà maggiorenne, compirà 18 anni.
Fu istituito con la legge numero 225 del 24 febbraio del 1992. In questi giorni si sta svolgendo la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Il servizio. Conoscenza del sistema, condivisione delle politiche tra le autorità di protezione civile, diffusione della cultura e delle buone pratiche, partecipazione attiva dei cittadini. Questo il filo conduttore della Settimana di Protezione Civile in corso di svolgimento in tutto il Paese e nell'ambito della quale si è svolto oggi in prefettura a Trapani un incontro cui hanno preso parte istituzioni, associazioni di volontariato di protezione civile, operatori del settore, funzionari dei dipartimenti nazionali e regionali attraverso le articolazioni territoriali. La protezione civile si è posta tra gli obiettivi principali della campagna la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, sui temi della protezione civile e della resilienza, sulla riduzione dei rischi e della conoscenza delle capacità operative di intervento delle diverse articolazioni del servizio. Le emergenze e le catastrofi ricorrenti rendono necessaria una riflessione sulle tecniche di intervento nelle situazioni emergenziali. Ancora oggi, infatti, non si è sufficientemente diffusa e radicata la consapevolezza della necessità di porre in atto strategie di prevenzione. Tutti i comuni sono chiamati a partecipare alle articolazioni della protezione civile e ciascuno dovrebbe avere un piano di emergenza e un centro operativo comunale. Sulla carta e formalmente i piani di emergenza ci sono, spesso però manca la piena operatività. Inoltre è ancora poco diffusa una cultura generale di protezione civile, cioè cosa fare in caso di bombe d'acqua, alluvioni, eventi sismici.